benici noi ai cibi che stiamo per prendere, per essere sempre pronti al tuo santo servizio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buon appetito. Grazie. Un cordiale saluto a tutti gli amici di Teleradio Padre Pio. Siamo questa mattina nella hall dell'hotel Prodo, l'albergo dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo. E qui con noi è Don Mario Boretti, parroco della parrocchia di San Donato a Livisano, figlio spirituale di Padre Pio. È vero che sono figlio spirituale di Padre Pio. Una volta il padre mi ha chiamato con fratello e una volta figliolo. Quando mi ha chiamato figliolo? Mi ricordo il 20 settembre 1968, ricorrevano 50 anni dell'estima dei Padre Pio. Io assistetti alla sua Santa Messa dal Matroneo e vidi come celebrava la Messa Padre Pio, l'ho visto altre volte però, sempre con quella delicatezza eccezionale quando posava l'ostia sacra, consacrata sulla patena, e poi quando beveva il calice e sumeva, lì era tutto il suo nutrimento, tutto il suo pasto, non si staccava mai da quel calice e lì precipitava in Dio. Una volta, assistente al suo ringraziamento in sacrestia, a un certo punto si sedette di fronte al banco, la sua fronte, la sua testa scomparve nel cappuccio e le sue mani sparirono nelle maniche, grandi maniche. Sembrava un sacco. L'annientamento totale di sé. Questa scena non la dimenticherò mai. Quando andai a salutarlo il 21 settembre, San Matteo, teneva nella mano destra la croce del rosario, seduto sulla sedia di Vimini, la mano sinistra era libera, e disse: padre, sono venuto a salutarlo. E lui, battendomi la mano sinistra sulla mia spalla sinistra, mi disse: tante cose belle, figliolo. Poi tornai a casa. Il 23 settembre alle 2:30 mi svegliai. Poi seppi che Padre Pio si era volato al cielo alle 2:30. Tornai subito indietro e mi ricordo di aver confessato 2 ore le persone di fronte alla salma di Padre Pio. Certamente io sono fra i pochi sacerdoti che ancora rimangono in vita e chi ha conosciuto Padre Pio. Se voi volete andare a San Giovanni Rotondo, o se ci siete già, vi prego di andare di fronte alla scena di Padre Pio. C'è una foto gigante dove Padre Pio sorride e un sacerdote che gli bacia la mano. Quel prete sono io. Il fatto avvenne così. Padre Pio usciva dalla sua cella e percorrendo il corridoio che porta alla Sala San Francesco, mentre ero sull'angolo, con la mano destra, Padre Pio mi batté la sua mano
così due volte in maniera sorridente. Io mi chiedevo a baciata, sentì tutto lo squarcio della stimata, addirittura avvertì la presenza anche delle crosticine, ma non sapevo che c'era un fotografo. Poi la gente che conosco mi disse, ma domani, ma non sa che l'hanno messo di fronte alla cella. Sono andato e mi sono riconosciuto, sono giovane lì perché Padre Pio era vivo. È una foto che certamente avrà 39-40 anni. E sono contento che mi abbiano messo lì. E penso a questo grande mistero perché quanti sacerdoti ci saranno stati, anche padri, perché proprio me? Una volta, inginocchiato a Padre Pio, eravamo silenziosi tutti e due, e io alzai gli occhi e vidi il volto del padre, lo rivedo ancora, sorridente, a bocca chiusa, e dissi, ma quello è Gesù, è Gesù. Una volta ho visto Padre Pio che camminava, via mi facessi verso, la posso fare? Tutto curvo, girando intorno, e sentì e vidi che lui teneva sulle sue spalle tutto il mondo. Anch'io ho una bellissima statua, Padre Pio, che è stata scolpita da uno scultore abruzzano. E sopra c'è una copia della fotografia che c'è a San Giovanni Rotondo, davanti alla cella di Padre Pio. Una volta mi ha chiamato confratello, una volta figliolo. Mi sono confessato a lui due volte, ma la prima volta, mentre ero sul mio piazzalino, sapete che io sto in una collina toscana molto bella, pensai e decisi di andare a Padre Pio. Fui avvolto da un'ondata di profumo, di fiori misti, talmente grande e non c'erano fiori, che io rimasi avvolto e capii dopo che andavano a Padre Pio. Padre Mario, ricorda il funerale di Padre Pio? Dunque, so che c'erano 100.000 persone e il governo mandò due aeroplani. Enrico Medi, famoso scienziato, diceva il rosario al microfono. Questo avvenimento fu veramente grande. Padre Pio, io l'ho difeso più volte, veniva ridicolizzato. Una volta andando a Pietralcina incontrai Padre Livio e gli raccontai il fatto. E lui mi rispose, difendendo Padre Pio, lei ha difeso Gesù. Mi piace molto questa risposta. Com'è bello difendere il Signore, i santi. E ringrazio lei che è venuta a cercarmi. Io non l'ho cercata, ma lei ha cercato me. E allora sono contento di averla accontentata, ma specialmente di aver dato occasione di rendere omaggio a Padre Pio. E poi un'altra cosa. La mia patria sono a Peretola, di Peretola, però la mia patria vera è San Donato. La seconda patria è San Giovanni Rotondo. La terza è il mio paese dove sono nato. Ma San Giovanni Rotondo, guai che mi lo tocca, vero?